le cheerleader non sono in vena! I loro ragazzi le avranno lasciate! O hanno baciato altre! Ragazze, manca solo un mese all'inizio della scuola! E voi siete ancora grasse con la cellulite! Quindi siamo qui per rimettervi in forma! Oh, cheerleader, siete così gentili con noi! Davvero, molto gentili! Grazie, ragazze, grazie davvero! Ragazze, la scuola sta per iniziare, dobbiamo impegnarci! Allora, quando iniziamo, non vogliamo certo perdere tempo! Ragazze, sono davvero delle ingrate! Sì, ma noi continueremo ad allenarle! E ad educarle! Bene, abbiamo parlato abbastanza, iniziamo! Uno! Avanti, sculettate, riscaldate tutto il grasso! Avanti! E anche la cellulite! Pancia in dentro! Hai sentito? È un elefante affamato che chiede di essere nutrito! E quello è un leone con una zampa ferita! Salvo animali ogni giorno e ho bisogno del tuo aiuto! Riportiamo questi animali in perfetta forma e costruiamo case per ognuno di loro! Scarica ora il nostro gioco! I nostri amici animali ti stanno aspettando! Uno! Due! Tre! Uno, due, tre! Raga, io direi che è abbastanza per oggi. Dai, Patrick, ancora un po'. La scuola sta per iniziare. Vuoi essere un perdente? Io no, voglio essere un mago. Non sono sicuro che potremmo mai essere dei magi. Kev, non essere pessimista. Non voglio essere un perdente, ma un grande sportivo. Patrick, facciamone altre 10. Io le farò dopo di te. Raga, se arriveranno nuove ragazze a scuola, io uscirò con la più gnocca. È chiaro? 21. Scusa, Kev, chi ti credi di essere? Forza, diccelo! Sono un giocatore di rugby e tutte le ragazze cadranno ai miei piedi, è chiaro? Dici sul serio? Forza, lavora sui tuoi addominali se ne hai il coraggio! Dicono di essere delle brave ragazze, così brave, ma non lo sono affatto, capite? Iscriversi al sito di incontri è stato davvero troppo. Forse lì Diana stava cercando alcuni suoi amici. Ma sei pazzo o cosa? Degli amici in un sito di incontri? Se non lo sapessi, in quei siti si va solo per incontrare altri ragazzi. Ma vi rendete conto che stanno parlando con altri ragazzi? Stanno cercando di trovare qualcuno di meglio. E che c'è di male? Anch'io sono iscritto ad un sito. E che ci fai lì? Sto chiacchierando con una. Ma Giada lo sa? No, sono registrato lì come cat dog. E che cosa vi state dicendo? Dice che le piaccio e che vuole conoscermi. Mi iscriverò anche io come dolphin e manderò un messaggio a Diana. Raga, guardate! Fai attenzione! Che cosa posso fare? Saltato! Ragazzi, fate silenzio! Stanno arrivando i cestisti! Come si chiama questo sito di incontri? Si chiama Cuori Liberi. Mi iscriverò con il nickname Granchio e manderò un messaggio a Laila. Vediamo che cosa dice. Perdenti, state origliando? No, non abbiamo sentito nulla. Siamo qui sdraiati e rilassati. Cat, dog, dolphin e Granchio. Sì, solo questo abbiamo sentito. Ma stai scherzando o cosa? Ci stavate ascoltando, è così? Non osate dirlo a nessuno, capito? Cambierò il mio soprannome in Bumblebee. E io lo cambierò in Ant. Ok, non dico niente, terrò la bocca chiusa. Patrick, ma perché parli sempre a sproposito? 3 e 4! È andata abbastanza bene, ragazze, però mi raccomando, dovete impegnarvi. Per oggi siete libere. Sì, non vorrete mica andare a scuola con i pantaloni larghi. 1, 2, 3! Oh, siamo davvero esauste. È stato un allenamento molto pesante. Oh, ragazze, CatDog mi ha mandato un messaggio. Avanti, leggi. Dice che sono una ragazza fantastica. Mi ricorda un po' Bruno, in realtà il mio Bruno. Wow, ragazze, sapete chi mi ha mandato un messaggio? Il suo soprannome è Ant. Vediamo, dice che sono una ragazza fantastica e che queste due trecce mi donano molto. Ma come fa a sapere che ho due trecce? Ragazze, un certo Bumblebee mi ha mandato un messaggio. Non so, dovrei conoscerlo, forse è carino. Ragazze, il sito Single Disperati non è un granché invece. Oh, Nat, non prendertela, qualcuno ti scriverà. Oh, raga, sta scrivendo. Ciao CatDog, come stai? Ho appena finito il mio allenamento. Oh raga, Laila sta scrivendo anche a me. Perché hai scelto questo strano nickname? Ah, ti ha scritto. A me Diana non ha risposto. Ha letto, ma niente.
Sembra che non abbia interesse per Ant. Oh, raga, Giada mi ha risposto e mi ha detto che è libera oggi alle 18. Ci incontreremo, sì. Ma sei pazzo, tu non sei Cat Dog, sei Bruno. E quindi che dovrei fare? Bruno, non devi incontrarla, la vedi ogni giorno. Perché non continui a parlarle in segreto? Oh, oh, Diana sta scrivendo! Non mi interessa cosa scrive Diana, non posso uscire con lei perché non sono Cat Dog. Bruno, te l'ho detto, perché non continui a scrivere in segreto? Raga, mi ha mandato un messaggio. Ant, ciao, grazie per il complimento. Come fai a sapere che ho le trecce? Simo, ma sei stupido. Perché le hai scritto che ha le trecce? Ora lei ti scoprirà. Beh, le dirò che ho tirato completamente a casaccio. È così bello rilassarsi all'aperto. È vero. E spero solo che Julie non venga qui. Anch'io spero non venga Giorgia. Non sanno ancora che vogliamo diventare maci e poi scaricarle? La scuola sta per iniziare. Nuovi amori, nuove ragazze. Ragazzi, ragazzi, eccoli! Vi stavamo cercando! Ne siamo così felici! Caspita, ragazzi, abbiamo fatto un allenamento davvero duro. Saremo presto così snelle e belle quando avremo perso peso. Accidenti, ragazzi, perché vi nascondete qui? Giorgia, non ci passo! Sto per piangere. Credo che non ci libereremo mai di loro. Mary, sono così felice che tu sia bloccata. Andiamo, Mary, andiamo, piccola foca! Forza, spingi! Voglio rischiare. Le sto scrivendo di uscire con me stasera. Anch'io sto scrivendo a Lila che Bumblebee vorrebbe uscire con lei. Sto scrivendo adesso a Diana. Cara Diana, il piccolo Ant vuole uscire con te. Oggi alle 18. Perfetto, invia. E ora controlliamo se sono fedeli. Allora, ragazzi, ho deciso di rispondere al mio Ant. È un ragazzo così adorabile. Sì, te l'avevo detto che potevi trovare un bravo ragazzo sul sito di incontri. Ragazze, Bumblebee mi ha invitato ad uscire con lui. Oh, sono stata invitata anch'io. Anche il mio piccolo Ant vuole conoscermi. Bene, bene, ragazze, vi hanno invitato nello stesso momento. Dovete accettare. Cosa c'è di meglio, in fondo? Hanno accettato il nostro invito. Ecco quanto sono fedeli. Beh, andremo a quell'appuntamento. Prendiamole in flagrante. Ragazze, il mio cuore dice Diana, devi uscire col piccolo Ant. Non vedo l'ora di vederlo, sono così emozionata. Diana, ci hai letto nel pensiero, anche noi siamo emozionate. Ah, che bello, le cheerleader escono con i giocatori di basket, ma flirtano anche con altri ragazzi. Nat, zitta, non dire una parola. Ragazze, sono così emozionata, è tutto inaspettato. Non ho mai avuto un appuntamento con uno sconosciuto prima. Ragazze, dove ci incontriamo con loro? Vicino al parco. Ragazze, smettetela di strillare, sapete una cosa? E se fosse lo stesso ragazzo che vi manda i messaggi? Perché sembra davvero una strana coincidenza. Ragazze, voglio sembrare una violetta. Oh, ragazze, io invece sarò una femme fatale. Io una piccola caramella come al solito. Oh mio Dio! Nat, non è una coincidenza, è un segno! Ci incontriamo con tre ragazzi diversi nello stesso posto! Ragazze, meno chiacchiere, non vedo l'ora di andare all'appuntamento! Sì. Secondo me si tratta solo di una trappola. Vedremo quando tornerete e vi renderete conto di quello che sta succedendo. Ragazzi, perché siete così tesi oggi? Patrick, non mi ami più! Lo so che mi ami! Bene, mio caro, quando avrò perso peso sarò la ragazza più bella della scuola. Che pesantezza, meno male che non sto con te. Oh, guardate, perdenti! Eccoli, un minuto, perdenti! Non gridare! Perdenti! Non dite niente alle cheerleader di quello che avete sentito. State zitti! Fate silenzio, è meglio! Ragazzi, ma che ci importa di loro? Noi abbiamo i nostri fidanzati, lasciamole perdere. Lasciatemi passare, lasciatemi andare. Non ho bisogno dei giocatori di basket, ho già il mio cuculo. Abbiate cura delle vostre tipe. Muoviamoci. Non voglio che arrivino prima loro. Andiamo più veloci. Nat, dove stai andando? Volevo solo accompagnarvi al cancello, posso? Nat, torna a casa. Non dire una parola del nostro appuntamento. Non c'è bisogno di accompagnarci al cancello. Non si fa così. Allora, ragazzi, che ne pensate della mia idea? È un'ottima idea. Ma c'è un problema. Stiamo andando a mani vuote. Ma conosciamo bene le nostre tipe. Niente di niente le sorprende. Beh, io vado comunque al negozio. Prenderò qualcosa. Le comprerà delle rose. Ma quando lei saprà che lui non è il piccolo Ant, lo manderà all'inferno. Ma se Diana lo manderà all'inferno, anche le nostre tipe ci manderanno. Dai, Max, andiamo.
Ragazzi, come sto? Sono bella! Diana, sembri una caramella! Io come sto, eh? Anche tu sei bellissima! Ragazzi, ragazze, ho nascosto un brufolo! Guardate, si vede! No, tranquilla, non c'è niente! Ragazze, siamo le più belle, andiamo! Oh, ragazzi, aiutatemi! È così pesante! Simo, ma dove l'hai preso? Ma al negozio, è ovvio! Perché lo fai? Stavamo per prenderle in flagrante! Lo faccio perché Diana non deve più incontrare un altro ant! Perché i fiori non profumano? È strano. In realtà puzzano. Solo l'orso è molto costoso. Ho speso 50 centesimi per quelli. Economici. Dai, andiamo. Capito. Non capisco. Dov'è il mio ant? Siamo quasi arrivati. E il mio allora dov'è? Non vedo nessuno. Ragazze, se ci danno buca? Laila, non lo farebbero mai, almeno credo. Immaginate la sorpresa quando Giada saprà che non sono CatDog. No, immagina la sorpresa quando Diana vedrà questo di fronte a me. Ma soprattutto quando sapranno che gli abbiamo mentito. Oh, ragazze! Oh, ragazze, guardate, sta arrivando un ragazzo con un orso! Questo ragazzo ha un aspetto familiare. C'è qualcosa che non torna? Ciao, ragazze! Ciao, ciao, ragazze! Ciao, ciao! Ciao. Sei il mio ant? Shh! CatDog, dove sei? Sei tu? Ragazze, vi presento CatDog, Ant e Bumblebee. Dovreste essere un po' scioccate. Ciao, carissime ragazze! Simone, che diavolo ci fai qui? Bruno, dov'è CatDog? Dov'è CatDog, Bruno? Ragazze, non avete ancora capito? Ant, CatDog e Bumblebee sono solo loro, i giocatori! Giada, ti è piaciuto così tanto, CatDog? CatDog, sono io! Volevamo scoprirvi e mi sa che ce l'abbiamo proprio fatta! Diana, non rimorchiare più nessun Ant, Ant! Voglio farti un regalo! Forza, datemi le rose! Oh certo, ora è tutto chiaro! Simone, perché continui a fare dei regali a Diana dopo che l'hai smascherata? Grazie, Simone! A voi niente, perché siamo noi i vostri doni! Simone, grazie per il tuo regalo! Sei il mio piccolo Ant, ti chiamerò sempre piccolo Ant! Non mi chiamare più Ant, sono Simone! E mi devi promettere che non userai più un'app di incontri! Mai più! Non lo farò più, Simone, ma ti chiamerò Ant perché ti si addice! CatDog, CatDog, stavo aspettando CatDog, ma tu sei solo Bruno! Io volevo solo chiacchierare con te un po' su internet! Volevi chattare con me? Allora vuol dire che usi le app? Ma anche tu le usi! Mi sono iscritta solo per gioco e poi ho incontrato questo CatDog! Solo per gioco? E quindi dimmi un po', sei qui solo per gioco? Bumblebee Max, stiamo per avere una conversazione seria! Ok, piccola, ma tu sei stata la prima a iscriverti a un sito di incontri! Non so di che parli, in ogni caso dovremo parlare! Ragazzi, è stato il miglior appuntamento di sempre, Simone! Sono così sorpresa! Ragazzi, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo, arrivederci. Bene, ragazzi, andiamo, Simone e piccolo Ant. Perché Simo e Diana stanno bene e noi no? E perché ci urlate contro? Solo perché Ant le ha portato un grande regalo. Dannazione, Simo ci ha di nuovo deluso. Giada, ti è piaciuto il mio nickname CatDog? Altro che cane o gatto, mi sembri un rospo. Simone, ti dico la verità, lo sapevo che eri tu, ecco perché mi sono iscritta a un sito di incontri. E io invece sapevo che lì sopra ci saresti stata. Ciao ragazzi. Oh, Simone, non posso crederci. E poi c'è Bruno che ha il mio CatDog. Non capite, ragazze, davvero? Oh, Simone, che ci fai tu qui, eh? Bruno, io sono qui solo per fare una passeggiata, giusto, Bumblebee? Giada, io sono CatDog perché sono gatto e cane, quello che vuoi.